Vi è un capitolo finanziario di 23 miliardi di euro di fondi, si chiamano sviluppo e coesione perché sono destinati per legge per l'80% al sud e per il 20% al resto d'Italia. E siamo ancora oggi di fronte ad una situazione a metà scandalosa e a metà irresponsabile da parte del governo nazionale e del Ministero della Coesione. È passato un anno ormai che abbiamo perduto in maniera irresponsabile da quando vi erano queste risorse a disposizione, da quando è stato fatto il riparto fra le diverse regioni. Il riparto è stato fatto già da un anno e più da 14 mesi, ma non si è mai formalizzata questa distribuzione di risorse. Risultato, da un anno e 2 mesi, miliardi di euro destinati al sud e che potevano già essere immessi nel circuito economico sono bloccati. Nella giornata di ieri noi abbiamo completato l'invio sulla piattaforma informatica dedicata ai fondi sviluppo e coesione, l'invio dei progetti che noi intendiamo finanziare con i fondi sviluppo e coesione. Questo invio è assolutamente inutile. Per quale motivo il ministro della coesione interviene su fondi destinati alle regioni del sud? L'uso di queste risorse è nella nostra responsabilità, non in quella del ministro, il quale sta ripetendo che vuole però evitare che ci sia una sovrapposizione di interventi fra quelli finanziati con i fondi sviluppo e coesione, quelli del PNR, quelli dei ministeri, quelle cose cervellotiche che dovrebbero servire a controllare le minuzie della più minuta minutaglia. Per adoperare un'espressione del vecchio Antonio Labriola, l'unico risultato è che da un anno e 2 mesi è tutto paralizzato. Vi faccio un esempio: noi per mandare queste carte a Roma hanno preteso che noi inviassimo l'elenco di tutti i progetti che volevamo finanziare. Ogni progetto deve essere corredato di una scheda tecnica, di una scheda di idiozie di 20 pagine. Cioè il Ministero vuole sapere per ogni progetto, ecco vi faccio qualche esempio, qual è il referente dell'amministrazione e del soggetto beneficiario. Soggetto beneficiario può essere un'istituzione o può essere una persona. Il Ministero vuole sapere il ruolo, il nome, il cognome, la mail, la PEC, il telefono cellulare, il codice fiscale. Ma che imbecillità sono queste? Non basta. Nelle 20 pagine noi dobbiamo spiegare al ministro qual è il titolo dell'intervento e dobbiamo spiegarlo in un limite massimo di 100 caratteri tipografici. Dobbiamo spiegare poi la descrizione e gli obiettivi da compilarsi con un limite massimo di 1000 caratteri. Dobbiamo dare l'indicazione del codice settore dell'intervento. Dobbiamo chiarire il fabbisogno a cui l'intervento risponde. Un'altra imbecillità doppia. Cioè io devo finanziare una strada, devo spiegare a che serve la strada che devo rifare. Ma cose da manicomio. Attraverso la descrizione delle esigenze collettive dell'intervento, con un limite di 350 caratteri. Viene chiesto di indicare il CUP, se presente, il codice unico del progetto, il relativo costo totale dell'intervento, l'integrazione con le altre programmazioni. Può sapere una regione qual è la programmazione autonoma di un ministero? Cose da disturbati mentali, come devo dire. Poi vogliono sapere se l'intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto beneficiario. Vogliono sapere qual è lo stato degli espropri solo per i lavori, se gli espropri sono da avviare, in corso, conclusi, se vi è un contenzioso. Questo è un manicomio. Ora voi vi domandate, ma a Roma poi chi controllerà tutte queste stupidaggini che stiamo mandando? È un vagone di carte e di scartoffie. Risultato zero, la paralisi totale. Il vagone con tutte le schede è stato inviato al ministero. Da oggi in poi noi cominciamo a contare i giorni che passano da quando abbiamo mandato le carte fino a quando
firmeranno l'accordo di coesione con la Regione Campania, perché hanno deciso di fare accordi regione per regione. Bene, abbiamo mandato le carte, avevano l'alibi. Mandateci le schede, ve le abbiamo mandate. Da oggi conteremo i minuti che passano fino a quando non firmeranno l'accordo di coesione. Una volta firmato l'accordo di coesione, voi pensate che la storia sia finita? No, perché nel decreto Sud hanno previsto che l'accordo di coesione deve essere verificato poi con il Ministero dell'Economia, con i ministeri competenti, poi deve essere ratificato formalmente dal CIPES, che è un altro organismo che deve poi formalizzare il riparto dei fondi FSC, e poi l'accordo deve essere mandato alla Corte dei Conti, che ci mette non meno di 3 mesi per dare l'avallo definitivo. Non ci sono parole. Non ci sono parole. Non ci sono.